disposizione gli interventi del Presidente della Corte di Appello, Casale, dei rappresentanti del CSM e del Ministero della Giustizia e quello del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Montera. Il giorno dopo la sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, che l'ho dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ed il preannuncio di ricorso in appello da parte dello stesso primo cittadino, il suo intervento era particolarmente atteso. Nella seconda parte farò delle considerazioni di carattere politico, ha detto De Luca. Ed è da queste considerazioni che partiamo, considerazioni che De Luca ha fatto, evidentemente, nella sua qualità di viceministro. L'autonomia della magistratura non è un privilegio dei magistrati, ha detto De Luca, ma un bene per i cittadini e questo principio va difeso. È in discussione invece il senso di responsabilità generale. Ognuno di noi deve sentirsi impegnato nel fare la propria attività in piena autonomia ad aiutare altri livelli istituzionali, cioè deve sentirsi impegnato a trovare la soluzione dei problemi, non a denunciare quello che non va, la soluzione. Dando una mano, aiutando a correggere, ma facendo in modo che si possa determinare una tenuta della società italiana e dei quartieri, altrimenti noi davvero rischiamo di non farci. Nella prima parte del suo intervento De Luca si era soffermato sulla vicenda della cittadella giudiziaria di Salerno, ricostruendone il difficile iter e dando una notizia confermatagli questa mattina via SMS da Patroni Griffi, ministro per la pubblica amministrazione. Martedì prossimo, all'ordine del giorno della riunione del Pre-CIPE, che precede di una settimana quella del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, sarà portato anche il progetto del completamento della cittadella giudiziaria. Dopo l'approvazione del CIPE occorrerà solo il visto della Corte dei Conti, ha detto De Luca. Arriveranno 27 milioni dei 30 necessari per il completamento dell'opera. Un finanziamento, ha proseguito De Luca, strappato coi denti, in quanto a fine dicembre l'unico progetto esecutivo sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture, che aveva trovato finanziamenti per 30 milioni, vincolati però a progetti immediatamente esecutivi, era quello della cittadella di Salerno. Noi contiamo a maggio di aprire il cantiere per il progetto di completamento della cittadella. I tempi contrattuali sono 18 mesi che possono essere anche accorciati, nel senso che possiamo, nel capitolato di gara, prevedere anche una consegna scaglionata delle altre tre palazzine o prevedere i tre turni di lavorazione anche di notte se vogliamo stringere ancora i tempi. Ma al più abbiamo 18 mesi di tempo a partire da maggio.